Buongiorno ragazzi, sono in macchina, sono quasi arrivato in officina. Ho con me un po' di cose che devo portare su Valentino, ma sono solo perché Lucia deve andare a fare alcune visite mediche, ma mi verrà a prendere più tardi. Tra l'altro oggi non potevano prestarmi la macchina, quindi c'è un amico che ci ha prestato un'altra macchina e stiamo trafficando, perché ragazzi noi qua non abbiamo niente, siamo veramente fortunati ad avere un po' di amici che ci stanno aiutando. Oggi la giornata è molto uggiosa, il che va bene perché ragazzi fa un po' più di fresco. Non credo che siano ancora arrivati i pezzi di ricambio che stiamo aspettando, però sono le 8:15, è abbastanza presto. Comincio a prendere un po' di cose, l'estivo su Valentino, ma Lucia mi ha preparato anche la schiscetta, ragazzi. Qua troviamo tutto come ieri, siamo in attesa dei pezzi. Questa è la leva che serve per lo spegnimento del camion. Muovendosi viene aperto e chiuso il diesel, solo in fase di spegnimento. Questa invece è l'acceleratore. E ogni tanto, nelle ultime due o tre mattine, ho avuto come un impuntamento, quindi dobbiamo controllare un po' tutto il leveraggio. Poi ho fatto ordinare qui anche alcune delle parti che mi sono venute in mente in questo momento, che poi sostituirò oppure mi porterò in giro come ricambio. Ad esempio questo tubo, che è quello più particolare che ci ha installato, è quello che dal radiatore va alla pompa dell'acqua, che ha queste curve. Questo è certamente ancora quello originale, ancora buono, non sembra avere nessun tipo di problema. Però, dato che ha questa forma così speciale, lo voglio ordinare, non lo so, magari lo monterò nuovo e questo monterò di ricambio, adesso vediamo. Poi ci sono altri tubi che voglio cambiare, però sono tubi più semplici, sono dritti, quindi non ci sono grossi problemi. Altro aggiornamento, ieri Matteo mi ha chiamato e mi ha detto che qui, come vedete, abbiamo fatto smontare gli alberi di trasmissione per farli controllare, e quello più piccolo, quello nella parte più alta, quello più corto, ha le crociere da cambiare, quelle non le avevamo mai sostituite, quindi faremo anche quello. Mentre sono qua sto cercando di pianificare anche dei lavori che devo fare. Tra questi, come sapete, dovrò spostare questi bomboloni, perché qua volevo mettere il generatore. Però ora ci sto riflettendo veramente bene, sto prendendo un po' di misure. Per mettere il generatore qua dovrei anche spostare l'essiccatore. Per fare questo lavoro dovrei anche modificare questo, che è un tubo d'alluminio che andrebbe piegato, andrebbe raccordato. Potrebbe essere un po' complicato farlo da me, insomma, questa parte. Però Matteo mi stava dicendo che in realtà questo sfiato potrebbe essere intubato come nei camion più moderni, e quindi mi ha aperto nuove possibilità, perché come sapete io questo gavone lo devo rifare più o meno alle dimensioni del gavone in cui entrerà il generatore nuovo che dobbiamo montare. Questo a prescindere va rifatto perché è tutto rotto, lo sapete benissimo. Quindi sto pensando che forse in realtà il generatore lo potrei mettere qui. Oggi questo gavone a metà è occupato già da un generatore, nell'altra metà c'ho il creek, cavi elettrici, non tantissime cose, perché il generatore comunque occupa il suo spazio. Dovendolo rifare, potrebbe essere una buona idea fare quanto segue, e sto prendendo le misure. Mettere il generatore qua è più o meno veramente, la larghezza è quasi identica. Potrei spostare leggermente il serbatoio, o margine, di almeno 5 cm. E guadagnare anche 5 cm qua. Lasciare le batterie qua dove sono, con forse delle modifiche che mi stanno venendo in mente. Togliere i bomboloni come preventivato. Mettere la marmitta qua sotto. E qua costruire una scatola d'alluminio. Questo mi risolverebbe un bel po' di problemi, soprattutto per il padellozzo della marmitta, che è la cosa su cui sto riflettendo da tempo e ancora non avevo capito bene dove infilarla. Credo che metterla qui, o un po' più in qui, adesso da capire, sia effettivamente la soluzione migliore. La marmitta non verrà tanto grande, la farò identica a quella che avevo fatto sull'Unimo, che era un po' più racing. Potrebbe essere una buona idea, la curva verrebbe veramente corta della marmitta che gira là sotto, la vedete? Toglierei via un sacco di peso, un sacco di tubi che si possono rompere, che fanno rumore. Potrei fare un bel sostegno là in fondo per la curva, arrivare direttamente fino qua.
con la piega necessaria per l'albero di trasmissione. Secondo me così verrebbe un bel lavoro. Non spostando le batterie certamente perdo capacità di carico. Avendole spostate avrei più spazio, però comunque le batterie da qualche parte le devo mettere. E il generatore ha una batteria sua, quindi ci sarà una batteria in più. Come avevamo all'inizio per il generatore interno che avevamo montato qui, quella batteria era montata qua, in questo spazio. Quello spazio ci sarebbe ancora, quindi con tutta probabilità potrei fare come avevo fatto all'inizio. Tanto qui c'è il radiatore dello Zeus e quello viene via. Le batterie del camion comunque da qualche parte le dovrei mettere. Internamente non è che io abbia poi così tanto spazio residuo. È una delle parti un po' più complesse della modifica che devo fare. Tra l'altro forse qua, siccome hanno anche alcuni camion rottamati, forse saltano fuori anche i due serbatoi che vorrei sostituire, perché questi sono de ferro, ma sui camion più recenti sono alluminio e c'è una bella differenza di peso. È alluminio anche il terzo che ho inserito dentro, quindi potrebbe essere una buona cosa se riescono a rimediarli qua dai camion incidentati che hanno. Eccoli qua i bombolozzi che mi hanno recuperato. Questi qua sono da 40 litri, mentre i miei sono da 30, quindi sono anche un po' più grossi. Qui ragazzi sono già arrivati un sacco di ricambi. Wow! Qui è facile ragazzi. Ordina la sera e la mattina c'è già tutto. Manicotti, guarnizioni, candelle. Questo è il famoso tubo. Il plancio della marmitta per rifarla. Guardate che bello, guardate com'è morbido, tutto nuovo. Bellissimo. Sarà anche un po' caro, però dovevamo farlo. Le testine da cambiare per la leva della frizione. La molla che mi sono perso. Questa è più bella. Guardate qua che belle. Le viti dei collettori mi diceva che non sono più de ferro. Adesso le fanno di rame. Sei pronto? Pronto. Sta pulendo la sede della pompa del servo sterzo. Adesso metterà la guarnizione nuova, dovrà rimontare, quindi pulisce tutto. La cabina elettrica è comoda, però se si rompe, come la tiri giù? Questo è un silicone per fare guarnizioni? Sì, per sicurezzina in più. Cioè tu metti sia l'O-ring che questa pasta. Questo un velo. Lì dove si appoggia l'O-ring praticamente. Sì. Si impara un sacco di cose ragazzi. Avete visto che ha messo un po' di grasso su quella rondella, in modo tale che quando poi ha posizionato la parte non si muovesse. L'ho usata un po' come collante temporaneo. Tenevo sproblemito. Sono molto scrupolosi. Praticamente si è accorto che andando a riposizionare questa flangia, che praticamente è l'adattatore che esiste tra il compressore e la pompa dello sterzo, dice che rimane troppo gioco. Quindi secondo lui si è spostata dall'altra parte qualche rondella. Lì c'è l'albero del compressore, lì dentro c'è il pistone del compressore dell'aria. Secondo lui si è spostata una rondella dall'altra parte, quindi non va bene. Per essere certo vuole smontare il compressore. Così vediamo anche come si smonta il compressore, che chiaramente non l'ho mai fatto. Solo che per farlo, certamente, e questo lo so, bisognerà svuotare tutto il circuito dell'acqua. Interessante. L'ho rifatta io. È ricostruita te? In teflon. Ma sto male. Presta attenzione, funziona. L'ho già svitata diverse volte. Sì? Sì. Ci avevo pensato anche ieri di chiedere di ordinarla nuova, guarda. L'ho ritornita in teflon in Messico. Cioè, l'ha fatta il tornitore. Perché togliendo quella originale si era spezzata. Questo è il tappo fatto in Bonassi. Mi sono molto affezionato a questo tappo. Però adesso già che ci siamo, se ne troviamo uno di quelli originali è meglio. Che era di plastica, non posso metterlo de ferro. Quindi va svuotato il liquido. E quindi già che ci siamo, visto che abbiamo svuotato tutto, monteremo anche sto tubo. Che tra l'altro vedo anche che non solo ha una forma strana, si allarga anche. E mi hanno consigliato di cambiare anche questo, che è quello strano del rabbocco. Guardate qua. Questo è il famoso compressore che produce l'aria, con cui Valentino si può muovere e può anche frenare. Già che l'ha smontato, lo vuole lavare. Sono curioso di vedere
il lavaggio. Con questa macchina si lavano bene i pezzi. Guarda qua. Questi sono i film di fantascienza. È anche calda l'acqua. Sì, esce un caldo da qua. Sapone e qualche detergente. Sì, un detergente con acqua e una resistenza che scalda l'acqua. Adesso lo soffia tutto per asciugare, togliere tutta l'umidità e il pezzo viene nuovo. Ha solo qualche strato di vernice dei militari, sì. Proprio il resto è nuovo. A questo punto qua si smonta tutto. Tutto. Sembrerebbe una leva per regolare il gioco dell'albero. Adesso questa puleggia dovrà toglierla con un estrattore. Questo è l'attrezzo. Serviranno probabilmente dei bulloni per spingere. Stiamo guardando qua sul software per capire che cosa si può essere spostato, che pezzi bisogna eventualmente smontare. Va bene ragazzi, qua siamo un attimo fermi che stiamo cercando di capire come va rimontato sto pezzo. Ma io mi mangio la schiscetta, c'ho anche una fame pazzesca. Qui abbiamo del buon couscous con le verdure. Buono, brava Lucia. Nel frattempo stanno cercando di capire bene come ritappare questo coso, perché ciò che succede è che mettendo il tappo qua non chiude bene. Vedete che rimane un po' di spazio? E questo spazio giustamente dicono che non è normale. E quindi stanno cercando di capire come mai ci entra un'unghia. Insomma, non è poco. Ma nel frattempo rimonta il turbo. Montiamo turbina, collettori. Ha fatto un po' di pulizia anche sulla testa. Sembra dorato adesso, guarda che bello. Metrica, cioè prima li tiri alla potenza, alla forza giusta 55 newton più 90 gradi. Ah, c'è scritto sul manuale. Sì, 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 sì. 55 più 90 gradi, pensa bene. Nel frattempo mi hanno detto che chi sta revisionando gli iniettori ha detto che effettivamente erano un po' da sistemare, hanno dovuto cambiare gli spruzzatori, quindi una revisione completa anche degli iniettori. È bello usare tutti i pezzi nuovi, non dover riutilizzare i pezzi usati. Ed eccolo qua il turbo nuovo. Guardate che bella, questa è una chiave per i prigionieri. Si infila dentro il prigioniero, si stringe e si tira fuori il prigioniero senza rovinarlo. Serve per svitare questo. Compressore montato, guardate che bello, ho fatto tutti i segni per essere certo che ha stretto a 90 gradi i dadi del collettore. Ma siamo un attimo fermati perché questo tubo mi sembra un po' corroso, questo lo voglio cambiare, non lo rimettiamo uguale. Andato a vedere di ordinarlo. Questo è il tubo della mandata dell'olio, fa il giro così e va lì sotto. Però è un tubo abbastanza piccolo. Vorrei mai che si rompa, quindi vediamo un po' di cambiarlo. Qui invece abbiamo gli ammortizzatori smontati. Tra poco dovrebbe arrivare Lucia a prendermi. Me li porto via, andrò al negozio che c'è non tanto lontano da casa dei miei genitori, dove andavo una volta a far riparare tutti gli ammortizzatori delle moto. È la stessa azienda che mi sistemerà gli ammortizzatori del camion, che in realtà è una filiale che sta da un'altra parte, però sono fratelli e quindi li porterà lui. Vediamo se trovo uno spazio dove mettere via i serbatoi, così non li lascio lì in mezzo. Dubito, perché qua stiamo veramente stivando un po' alla bella e meglio. Qua si fanno lavori multipli, stanno alzando il camion. In pratica ragazzi ha dovuto alzare il camion perché ci siamo fermati in attesa del pezzo del turbo e adesso monta la frizione. Si può vedere bene tutto il lavoro che dovremmo fare, togliere lo Zeus,
togliere lo scatolozzo qua, mettere quei due barilozzi dell'aria qui da qualche parte, un po' più alti, cioè fare più spazio. Essendo che quelli sono più grandi, probabilmente questo alla fine lo toglierò. Adesso vediamo. Ma nel frattempo è arrivata anche Lucia. Nuova scala per entrare in casa. Ahia, mi sa che è arrivato il pezzo sbagliato. Pensate, è complicato qui perché ordini un pezzo, magari ogni tanto si sbaglia. Figuratevi quando si è dall'altra parte del mondo. Ahimè, è arrivata la frizione e non è quella giusta. E quindi, bisognerà ordinarne un'altra. Questa è un po' più grande, non tanto, ma è un po' più grande. Mi è venuto un po' in mente il nostro video in Libia, quando a martellate provavamo a far andare il perno del differenziale in un differenziale che non era il suo. Ma qua non c'è niente da fare. Fortunatamente gli altri pezzi sono giusti. Questo è il cuscinetto di quel kit. È tutto un po' più grande. Adesso ho preso i codici e vediamo se salta fuori il kit giusto. Ahimè ragazzi, c'è stato un altro problema. Svitando le viti per cambiare quei giunti si è spezzata una vite qua e quindi bisogna provare a toglierla. Questa è la scatola dell'innesto delle marce, però va saldata e svitata quando è calda. Questo è un lavoro di domani. Intanto qua ha montato il cuscinetto nuovo. Passiamo da un lavoro all'altro, ragazzi. Spero che si capisca nei video. Ciao. Ciao. Lui è un nostro fan, eh? C'è anche il nostro libro. Number one. Andiamo a pressare il compressore. Ormai è più la curiosità di vedere. Sì, bravo. Cioè, tu pensa se mi capita dall'altra parte del mondo, prendo il martello. A posto. Secondo me in molti posti non se ne sarebbero neanche accorti. Tirato, spaccato. Bisogna smontare la biella. Cioè, va smontato tutto per vedere se c'è qualche cosa dall'altra parte per cui non entra bene. Ed ecco voi, è girata la rondella. Guarda qua, è storta e quindi deve andare giù così. Fresare. Bravissimo, aveva individuato subito qual era il problema. Solo che è toccato smontarlo tutto. Questo qua era, si era stortato e faceva spessore. Ok, il problema l'abbiamo trovato e questo è buono. Tuttavia abbiamo aspettato un po' ad aprire perché raga, i pezzi di sta roba scarseggiano, quindi adesso dobbiamo vedere se sono i pezzi per richiuderlo. Tipo si voleva cambiare la bronzina qua, non siamo certi che ci sia. E abbiamo problemi qua, dove sono centinaia di negozi di ricambi e cose, dove ce ne sono chissà quante di sti robe. Figuratevi dall'altra parte del mondo. Porto Lucia a vedere il problema. L'ha smontato e ha trovato che non si chiudeva perché questa qua si era girata. Non si sa come sia stato possibile, ma questa qua si è girata. Solo che adesso è un po' un problema trovare i pezzi per richiuderla, perché non si trovano più. Ci vediamo domani. A domani. Ciao. Nuovo giorno. Ciao. Io mi porto via anche la scatola con gli ammortizzatori, che domani mattina andiamo a consegnare. Bene, torniamo a casa. Guida Lucia. Io mi sono fatto dare anche il sacchettino per non sporcare il sedile, lasciando prestato la macchina. Qua un'altra giornata dove sono saltati fuori un sacco di problemi. In realtà in questo caso problemi dati dallo smontaggio, ma d'altronde quando smonti una roba che è lì tutta insieme da 25 anni, qualcosa può succedere. Quindi è meglio che succeda qua che dall'altra parte del mondo, cosa che abbiamo già detto. Ma proseguiamo, vediamo domani che succede.